La lezione di oggi sarà incentrata sull'apertura delle anche, sulla mobilizzazione del bacino e sull'apertura delle spalle anche. Quindi impareremo anche come, impareremo, proveremo a sentire come è giusto, come è corretto sedersi, in modo tale da poi riuscire per i canoisti a sfruttarlo anche in barca. Vediamo se... David, cos'è che mi dici? Sono cieca, non ci vedo fino lì. Sei equipaggiato, bravo. Per quelli nuovi, prendere uno o due cuscini abbastanza spessi. Vanno sotto il vostro sedere, se volete usare il vostro cuscino a letto va bene, poi cambiatelo, non so. Va bene? Allora, iniziamo che abbiamo un sacco di stretching da fare. Partiamo, piedi uniti. Incrocio le, vado un pochino più indietro così mi dovreste vedere. Incrocio le dita, braccia tese verso l'alto, stendo bene le braccia, addome in dentro, osso del coccige rivolto verso il basso, quindi strizzo bene le chiappe, braccia che chiudono le orecchie, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Senza cambiare nulla nella tenuta delle mani, mi allungo inspirando verso l'alto, espirando vado verso sinistra. Tengo 1, spalla destra bella aperta, 2, 3, 4, 5, gambe tesissime, 6. 7, sento che si allunga bene il fianco destro, 8, 9, 10. Espiro, vengo su, inspiro, mi allungo bene verso l'alto, espiro, mi allungo verso destra. Tengo 1, 2, sguardo rivolto in alto se riesco, se no avanti, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, inspirando vengo su, espirando, scusate, vengo su. Da qua, incominciamo con le nostre aperture delle spalle, quindi provo a portare le mani tra le scapole, palmi a contatto. Se arrivo con le mani tra le scapole ma non riesco a premere bene i palmi, rimanete un pochino più bassi. L'importante adesso è cercare di aprire bene queste spalle. Per farlo, quindi, i gomiti devono andare indietro. Se arrivare in questa posizione è assolutamente impossibile, rimango con le mani sui fianchi, strizzo bene le scapole sempre e porto i gomiti indietro. Dovete pensare quasi di unire i gomiti tra di loro. Chi riesce, mani unite in mezzo alle scapole. Da qua, senza spalciare. Quindi tengo bene l'addome, contraggo bene l'addome, non voglio neanche che facciate la gobba con la parte bassa della schiena. Schiena, colonna in posizione neutra, quindi da qua piego leggermente le ginocchia e mi allungo avanti, porto il busto parallelo al pavimento, aprendo sempre bene le spalle. Il peso ora è sulle nostre punte dei piedi come se stessimo cadendo avanti, sentite che si allunga, c'è un po' di tensione nella parte posteriore delle cosce. Tengo 10, 9, apro bene le spalle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faccio 5 distensioni delle gambe, ritorno con le gambe piegate. Il busto non si muove di una virgola, rimane sempre lì. Petto sempre bello aperto. 5 e piego, 4, piego, 3, piego, 2, piego, 1, piego. Da qua lascio le mani libere e cerco di andare a portare le mani al pavimento. Se non arrivo, rimango a penzoloni o mi afferro i gomiti opposti e rimango con la testa a penzoloni. Da qua provo piano piano a stendere le ginocchia. Se mi fa ancora troppo male la parte posteriore delle cosce, rimango con le ginocchia piegate. Tengo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, testa rilassata, 8, 9, 10, mi afferro le caviglie oppure mi abbraccio completamente le cosce. Se ho le gambe piegate provo lentamente a stenderle, arrivo dove arrivo. Chi arriva alle caviglie invece si aggrappa alle caviglie e tira il busto verso le cosce. Tengo 1, 2, peso avanti sulle punte dei piedi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1. Intreccio le mani dietro la schiena e provo a portare le mani verso il pavimento. Se non riesco a prendermi le mani, metto le mani sui fianchi e chiudo bene i gomiti verso dietro in alto, come abbiamo fatto prima. Tengo 1, 2, 3, chi riesce, palmi a contatto, 4, testa rilassata, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piego leggermente le gambe, piano piano vengo su. Facciamo adesso un po' di posizioni di equilibrio, prendo anche un po' le nostre anche, quindi parto, piede sinistro appoggiato a terra, coscia sinistra fortissima, albero, quindi porto la pianta del piede destro nell'interno coscia sinistro. Da qua mani o sui fianchi o davanti al petto o tese verso l'alto. Mi raccomando, sempre in tutte le posizioni dovete pensare di spingere con la pianta del piede sulla coscia, in modo tale che così non scivoli in basso il piede, e il ginocchio destro punta verso destra. Ok, non così. Apro bene per trovare meglio l'equilibrio, fisso un punto per terra davanti a noi. Tengo 1, 2, 3, 4, gamba sinistra fortissima, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano sinistra sul fianco, tolgo il piede dall'interno coscia, piede destro a ballerina e apro bene l'anca destra. Cerco di portare l'anca destra, il ginocchio destro, scusate, allineato con il bacino. Quindi apro, tengo 1, 2, 3, apro bene indietro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno avanti col ginocchio destro, lo afferro con la mano sinistra, stendo il braccio destro indietro e guardo verso dietro. Il ginocchio destro all'altezza dell'anca, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, gamba sinistra fortissima, 7, apro bene la spalla destra, 8, 9, 10, caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, in questa posizione, da qua mi chiudo bene avanti, quindi cerco di piego bene la gamba sinistra, porto il sedere all'altezza del ginocchio, mani davanti al petto, e tengo in equilibrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, busto verso le gambe, 7, 8, 9, 10, mani al pavimento, provo a distendere la gamba sinistra e ripiegarla, 1, stendo, piego, 2, stendo, piego, 3, stendo, piego, 4, l'ultimo, stendo e rimango. Cerco di portare ora la fronte verso la tibia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
porto giù il piede e mi metto in piedi. Facciamo tutto dall'altro lato, quindi piede destro appoggiato a terra, gamba destra tesissima, porto il piede sinistro nell'interno coscia destro, ginocchio sinistro che punta bene verso l'esterno, apro bene le anche, mani davanti al petto, sui fianchi la versione più facile o tese verso l'alto la versione più difficile. Rimaniamo bene con le spalle che guardano avanti, non ruotiamo verso sinistra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciolgo la posizione delle mani, afferro con la mano sinistra il ginocchio sinistro e allargo bene indietro il ginocchio così da aprire bene l'anca sinistra. Mano destra sul fianco, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ginocchio sinistro avanti, lo afferro con il braccio, con la mano destra e vado in torsione, stendo il braccio sinistro verso dietro, sguardo rivolto se riesco alla mano sinistra, spalla sinistra bella aperta, così ruoto bene anche le spalle. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porto la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro, piego la gamba destra, porto il sedere all'altezza del ginocchio, mi chiudo bene avanti e vado in equilibrio. Tengo 1, 2, 3, sento che si allenta la tensione nel gluteo sinistro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mani a terra, stendo la gamba destra e la ripiego. 1, stendo, piego. 2, stendo, piego. 3, stendo, piego. 4, stendo e sto. Mi avvicino piano piano con la fronte verso la tibia. Se non riesco a tenere la gamba destra piegata e le mani a terra, lascio la gamba destra un pochino piegata. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e stop. Piano piano vengo su. Vediamo se c'è già qualcuno morto che mi odia. No, direi di no. Matteo, sei in ritardo, sappilo, dose doppia per te alla fine. Ora facciamo il nostro amato cane su, cane giù. Quindi partiamo sdraiati, mani sotto le spalle, punto i piedi, sollevo il sedere, cerco di portare i talloni al pavimento, spingo bene, divento una V rovesciata, spingo bene il petto verso le cosce, ora spalle sopra le mani, bacino verso il pavimento e guardo in alto, cane giù, ritorno sul busto, sul sedere, spingo bene i talloni verso il pavimento, entro bene col petto verso le cosce, cane su. Quando faccio cane su le spalle sono lontane dalle orecchie, cane giù, spingo bene, spingo, 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 cane su, apro, cane giù, cane su, apro bene, ok, cane giù, rimango, tengo 5, 4, 3, 2, 1, ora cerco di andare con la mano sinistra a afferrarmi
mamma, afferrarmi la caviglia destra, tengo uno, guardo bene in alto, due, tre, quattro, cinque, porto l'altra mano avanti, cane su, cane giù e facciamo dall'altro lato, quindi ruoto, mi afferro con la mano la caviglia sinistra e guardo verso l'alto, tengo uno, due, tre, quattro e cinque, mani avanti, cane su e facciamo 10 lunghi respiri, cane giù. Tengo uno, spalle lontanissime dalle orecchie, due, tre, quattro, cinque, sei, porto bene l'ombelico verso le cosce, sette, otto, nove e dieci. Da qua facciamo un esercizio per aprire sia il bacino che allungare un po' le spalle. Allungare, nel senso sentire bene l'apertura delle spalle. Partiamo con braccio sinistro teso. Aspettate che mi metto così, che magari si vede meglio. Ok, braccio sinistro teso di lato. Fronte al pavimento. Braccio destro piegato, gomito verso l'alto, appoggio bene il palmo della mano destra. Da qua sollevo il piede destro e cerco di portarlo di fianco al mio ginocchio sinistro. Quindi apro bene l'anca destra verso l'alto, la mano destra è appoggiata e spingo in modo tale da portarmi con la spalla destra sopra la sinistra. Sento che incomincia a tirare la spalla sinistra. Tengo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ritorno nella mia croce e da qua vado dall'altra parte. Quindi braccio destro teso, di lato, appoggio la mano sinistra, gomito alto, fronte al pavimento, piego la gamba sinistra e porto il piede di fianco al ginocchio destro. Da qua apro bene il ginocchio verso l'alto, ruoto l'anca sinistra in alto e lascio la fronte attaccata al pavimento. Tengo uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno al centro. Ora facciamo lo stesso esercizio ma in versione un pochino più complessa. Quindi invece di tenere il braccio esterno disteso, lo pieghiamo. Arriviamo al massimo a 90 gradi, più è piegato più sentirete la spalla in tensione, quindi andiamo in una via di mezzo. Chi riesce sa che è mobile, sta con l'angolo di 90 gradi tra braccio e avambraccio, se no apro leggermente di più la mano. Inizio, piego la gamba destra, questa volta devo immaginare di portare il piede destro al gomito sinistro. Braccio destro questa volta è sollevato, teso verso l'alto. Sento bene l'apertura della spalla e la torsione del busto. La spalla sinistra deve rimanere appoggiata a terra, quindi se per alzare il braccio sollevo la spalla sinistra, ritorno con il piede più vicino al destro, più vicino alla gamba sinistra e faccio una via di mezzo con l'esercizio di prima. Tengo uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piano piano torno giù. Lo faccio tutto dall'altro lato, quindi braccio destro piegato, leggermente più ampio di 90 gradi l'angolo,
Piego la gamba sinistra, porto il piede verso il gomito destro, estendo il braccio sinistro verso l'alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Piano piano ritorno al centro. Facciamo la nostra direttamente sfinge e poi cobra, quindi partiamo con i gomiti sotto le spalle o leggermente più avanti, punte dei piedi verso l'interno, da qua mento parallelo al pavimento, guardo avanti, strizzo le scapole, contraggo bene i lombari e cerco di sollevare, di portare il busto più perpendicolare possibile al pavimento. Nel frattempo però io mi sto allungando la schiena, dovete sempre pensare di avere qualcuno che vi tira dall'alto, c'è un cavo attaccato alla vostra testa e qualcuno che vi tira, quindi mi allungo in alto e poi vado indietro con il busto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, vado un pochino più indietro con i gomiti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piano piano sciolgo, mani sotto la fronte, punte dei piedi verso l'esterno, shakerò bene il sedere, rilasso il bacino, riporto le punte dei piedi verso l'interno e facciamo il cobra. Chi ha problemi di schiena rimane a fare la sfinge, chi invece riesce a fare il cobra, iniziamo con le mani leggermente più avanti rispetto alle vostre spalle, gomiti staccati da terra ma vicini al busto. Tengo 1, 2, spalle lontane dalle orecchie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado bene indietro, 10 con le mani, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Mani sotto la fronte, punte dei piedi verso l'esterno, shakerò il bacino e da qua mi metto a pancia in su. Porto bene il ginocchio destro al petto, se riesco subito a portarlo e a toccare con la coscia bene tutto il petto, mi afferro con entrambe le mani il piede destro, angolo di 90 gradi tra coscia e stinco e spingo bene verso la spalla il ginocchio destro. Se avete già problemi a portare tutta la coscia al petto, rimanete lì in quella posizione. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, afferro col ginocchio sinistro, con la mano sinistra, scusate, il ginocchio destro e porto il ginocchio verso il pavimento a sinistra. Braccio destro è teso verso l'esterno, sguardo rivolto verso il braccio destro. Entrambe le spalle devono rimanere a terra. Se per portare giù il ginocchio sinistro al pavimento sollevo la spalla destra, dovete rimanere col ginocchio più in alto. Priorità le spalle. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritorno al centro, cambio lato, quindi piego la gamba sinistra, cerco di avvicinare il ginocchio al petto, se riesco
piego, metto le mani sotto la pianta del piede, tiro bene e spingo, scusate, con entrambe le mani il ginocchio verso la spalla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano destra sopra il ginocchio sinistro e porto il ginocchio verso il pavimento a destra. Mano a sinistra appoggiata al pavimento, braccio disteso, guardo la mano sinistra e rimango con le spalle incollate al pavimento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno al centro. Da qua porto entrambe le ginocchia al petto, incrocio i piedi, mi afferro con la mano sinistra il piede destro e con la mano destra il piede sinistro e incomincio a rotolare. Avanti, mi siedo, apro il petto, faccio la gobba con la schiena, divento un uovo e rotolo indietro. Avanti, apro, mi chiudo, vado indietro. Avanti, apro, mi chiudo, vado indietro. Ancora uno. Ok, mi fermo qua. Ora, per chi è poco mobile, prenda il proprio cuscino. 1, 2. Chi non l'ha ancora preso può andarlo a prendere. Vediamo se qualcuno mi odia. No, direi di no ancora. Va bene. Perché ci serve il cuscino? Per cercare di supplire a una rigidità delle vostre anche, del vostro bacino. Perché io da qua, rimanendo appoggiata bene sui miei ischi, riesco a tenere la schiena completamente dritta, dalla parte cervicale fino al sacro. Invece è normale, purtroppo, che stando seduti, se uno ha poca mobilità del bacino, vado a fare questo. Quindi, per aiutarci a tenere la schiena sempre in posizione neutra, mettiamo 1 o 2 cuscini sotto il sedere. Da qua dovreste vedere, sentire che è più facile stare dritti con la schiena. Ok? Quindi non fatevi problemi. Per tutte, da qui in avanti potete usare o meno i cuscini. Vedete voi di volta, a seconda delle posizioni, dove vi dà più o meno fastidio. Mi raccomando, in tutte le posizioni, quindi bisogna cercare la schiena neutra, dritta, che è esattamente come quando siete seduti in canoa. Piedi, piante dei piedi a contatto e, come dicono i miei bambini, i nostri ragazzi al naviglio, farfalla. Apro, porto su le ginocchia e le riporto giù. Faccio dei movimenti dinamici. I talloni cerco di portarli più vicini possibile al pube. Apro e chiudo, mi afferro bene i piedi. Tengo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da qua sposto le mani indietro, dietro il sedere. Tenendo la schiena sempre bella dritta, cerco di portare le ginocchia al pavimento o più in basso che riesco e mi spingo bene avanti con l'aiuto delle braccia. Cerco di portare le spalle quindi oltre i miei piedi. Tengo 1, 2, 3, 4. Non dobbiamo dimenticarci che c'è qualcuno sempre che con un filo ci tira verso l'alto. 5, 6, 7, 8, rimango con il sedere appoggiato o ai cuscini a terra, 9, 10, sposto le mani sui piedi con il pollice che preme nella pianta del piede, punto i gomiti sulle cosce in modo tale da usare i gomiti come perno e da qua mi allungo bene avanti piano piano, cerco di portare le spalle sempre più avanti rispetto ai piedi. Andiamoci piano, non esageriamo, teniamo 1, 2, 3, schiena sempre bella dritta, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, gli ultimi 10, cerchiamo di andare a toccare con la fronte il pavimento. Teniamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Piano piano vengo su. Ok, da qua divarichiamo bene le gambe. Chi ha bisogno tenga sempre il cuscino sotto il sedere. Faccio vedere di lato che forse si vede meglio. Quindi da qua chi non ha il cuscino e prima riusciva a rimanere seduto normale, vedrà che con la schiena dritta vedrà che è più difficile. Qua tenendo le gambe aperte si ha la tendenza a fare questo. Quindi aiutiamoci, una mano dietro, una avanti, spingo bene avanti il busto e ruoto il bacino. Tengo la schiena dritta. Da qua mani dietro per tutti, apro bene il petto e come prima penso a portare le spalle oltre il bacino. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, piedi a martello, punte verso l'alto, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso facciamo dei movimenti dinamici, verso l'alto e in avanti, 1, 2, si tiene sempre bella dritta, 3, 4, punte di piedi verso l'alto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi fermo avanti con le braccia tese, cerco di appoggiare le mani a terra, chi riesce appoggia anche i gomiti mantenendo sempre la schiena bella dritta. Se riesco a fare solo questo va bene, l'importante è sentire bene che si allunga tutta la parte dietro delle gambe. Anche sentirete tanto anche la parte posteriore del ginocchio. Gambe tesissime. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cammino un pochino avanti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piano piano mi rimetto seduto normale. Da qua piedi uniti, sposto le chiappe in modo tale da sedermi bene sugli ischi. Qua se volete potete togliere i cuscini se dovreste riuscire un pochino meglio a tenere la schiena. Allargo il ginocchio, piego il ginocchio sinistro, la gamba sinistra, allargo il ginocchio sinistro verso l'esterno, pianta del piede sinistro che appoggia nell'interno coscia destro e da qua mi apro bene con le spalle, quindi o metto le mani in preghiera tra le scapole come abbiamo fatto prima, o mani sui fianchi, apro i gomiti verso dietro, una delle due versioni, cerco piano piano di allungarmi avanti, tengo 1, 2, spalla sinistra bene in avanti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, intreccio le mani dietro, cerco la schiena, stendo le braccia, cerco di andare sempre più avanti con la fronte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piano piano vengo su, facciamo dei movimenti dinamici, in torsione verso sinistra e in allungamento sulla gamba destra. Ruoto verso sinistra, mi allungo sulla destra, 2, mi allungo, 3, 4, 5, rimango giù e cerco di afferrarmi con entrambe le mani il piede destro. Tengo 1,
Chi riesce afferra il polso sinistro con la mano destra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, ombelico verso la coscia, 4, 3, 2, 1, piano piano vengo su, apro il ginocchio sinistro verso dietro, tallone appoggiato verso il tallone verso il pube, da qua cammino avanti con la mano destra, appoggio il gomito destro davanti alla gamba destra tesa, stendo il braccio prima in alto e poi di lato. Chi riesce, come l'altra volta, cammina bene avanti col braccio destro e con la mano sinistra afferra il taglio esterno del piede destro e con la destra il taglio interno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sentiamo che si allunga bene tutto il fianco destro, sinistro, 9, spalle bene rivolte verso l'alto, 10, ancora 10, apro bene verso l'alto le spalle, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e piano piano ritorno su. Facciamo tutto dall'altro lato, quindi piego la gamba destra, piede nell'interno coscia sinistra, gamba sinistra tesa, ginocchio destro verso l'esterno, mani in preghiera tra le scapole, oppure come prima gomiti bene indietro, da qua cerco di allungarmi avanti, con la schiena drittissima, tengo 1, 2, piede sinistro martello, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intreccio le mani dietro dietro la schiena, stendo le braccia e cerco di avvicinarmi sempre di più verso la gamba distesa. Tengo 1, 2, chi riesce preme anche i palmi tra di loro, se no tengo solo le mani incrociate. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piano piano vengo su. Ruoto verso destra, mi allungo sulla gamba sinistra, 1, mi allungo 2, 3, 4, 5, rimango giù. La spalla destra va bene avanti, dobbiamo cercare di avere il busto che guarda bene il pavimento, non rimaniamo con la spalla destra più alta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 4, cerco di portare il mento sul stinco sinistro, 3, 2, 1 e stop. Piano piano mi metto a sedere, allargo il ginocchio destro verso dietro, tallone verso il pube e da qua, come prima, cammino avanti con la mano sinistra, cerco di appoggiare il gomito sinistro davanti al ginocchio sinistro e mi allungo bene di lato. Mi raccomando, dovete tenere il petto aperto, le spalle non guardano verso il pavimento ma guardano verso il soffitto. Chi riesce va a prendersi con la mano destra il piede, quelli più flessibili con la mano destra il taglio esterno del piede sinistro e con la sinistra il taglio interno del piede. Tengo 1,
2, 3, 4, guardiamo bene in alto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Piano piano torno su, unisco i piedi, stendo bene le ginocchia, sposto le chiappe, mi appoggio bene sugli ischi, mani dietro, raddrizzo la schiena come abbiamo fatto prima, cerco di portare bene le spalle oltre il bacino, verso le ginocchia, tengo 1, 2, qua uso gli addominali mi devono aiutare a portarmi avanti con le spalle, 3, 4, 5, sposto le mani avanti, chi riesce si afferra già i piedi, se no rimango alle caviglie o appena sotto, sopra le ginocchia. Ancora, 6, 7, 8, 9, 10, piano piano cammino un po' avanti con le mani e cerco di chiudermi sempre di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cammino un po' avanti, chi riesce si afferra le mani oltre i piedi, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza gli ultimi 10, mi allungo il più possibile, tengo 10, 9, sento che si allunga il tratto lombare e la parte posteriore delle gambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Piano piano mi metto sedute, mani di fianco alle cosce, rimanete qua 5 secondi, non muovetevi. Ok.